Uniti nella Preghiera è stata una rubrica nata proprio nel periodo dell'emergenza per essere vicina a tutti voi con un commento veramente semplice del Vangelo e delle letture quotidiane, come anche delle splendide letture della Domenica. Ma ovviamente, siccome la ripresa delle nostre attività gradualmente sta tornando agli stadi precedenti all'emergenza, questa rubrica subirà una modifica. Ho pensato giustamente di essere vicino a tutti quanti, ricordando l'importanza di leggere la Bibbia o con un dispositivo digitale come quello di uno smartphone, di un tablet, oppure letteralmente, e forse lo preferisco, lo consiglio, aprire la Bibbia che abbiamo in casa. Facendo un scursus ovviamente tra Antico e Nuovo Testamento, tra le letture evangeliche che recono la figura di Gesù, come colui che dalla speranza non solo nel presente ma anche nella vita futura, così questa rubrica vuole aprirsi a varie tematiche non sempre legate in maniera stretta alla religione per essere vicina a tutti voi. Cadenzerei i video settimanalmente e non più quotidianamente e vorrei aprirmi ad altri aspetti della vita, tanto comunitaria quanto interiore. Con riflessioni adattate a tematiche attuali, a riscontri e notizie del momento. Rimanendo sui nostri discorsi, proprio questa settimana il Vangelo di Giovanni ci accompagna nel capitolo 14 e 15. E di due discorsi che veramente sono meravigliosi: è la nostra connessione al grande Dio dell'amore. Io sono la vite, voi i tralci su cui poi si inserisce il grande discorso del comandamento dell'amore. Il discorso approderà in quello che è non vi lascerò soli, ma vi darò lo spirito, lo spirito della verità. Vi auguro di leggere e poi ricercare la verità nel vostro quotidiano, ma come una teoria forse da interiorizzare piuttosto che cercare come eh, ricercatori di tesori, al di fuori di noi in questo mondo che già è il nostro tesoro. Una verità che ci rende più saldi, più concreti, ma anche più alti, spiritualmente forti dell'assoluto, del Dio grande che noi chiamiamo Padre. Vi lascio ovviamente un piccolo riferimento giù eh, nei commenti, eh, proprio per passare un po' oltre l'aspetto esegetico, cioè di spiegazione del Vangelo, dandovi qualche spunto per il vostro nutrimento quotidiano.